si parla tanto di elezioni europee, eppure non si sente nulla di campagna elettorale. C'è una certa stanchezza di Europa o dobbiamo risvegliare un po' le coscienze? Beh, io credo che di Europa ci sia tanto bisogno. Non se ne sente parlare perché è come se si pensasse che sia una cosa molto distante. Invece l'Europa è una cosa molto vicina, una cosa molto importante, strategicamente molto importante. Dobbiamo fare in modo che l'Europa ritorni ad essere il motore propulsore di cose positive. Dobbiamo provare a cambiare questa Europa nei punti che non hanno funzionato in questi anni. Dobbiamo dire che l'Europa in questi ultimi anni con le politiche economiche e sociali si è messa in una posizione distante rispetto a quelle che sono i bisogni dei cittadini, e forse anche per questo che le persone e i cittadini si sentono distanti da questa Europa. Dobbiamo portare in Europa delle politiche economiche, delle politiche sociali che riavvicinano l'Europa ai bisogni reali della gente. Noi come sinistra facciamo questa proposta, stiamo provando ovviamente a proporre un progetto politico che mira ad intercettare i bisogni reali della gente, a rimanere sul piano della realtà. E quando parlo della realtà e dei bisogni reali parlo ovviamente di diritti sociali, parlo di diritti economici e parlo in particolar modo anche dei diritti civili. L'avanzata delle destre di quest'ultimo periodo e di questi ultimi anni fa parte di un disegno politico che non è solo italiano, ma è un disegno politico europeo ed internazionale. Salvini, insieme ad Orban, insieme alla Russia di Putin, piuttosto che all'America di Trump, stanno provando a far passare le loro ideologie sul piano della realtà. Stanno provando a convincere la gente che di famiglia ne esiste solamente una, che solamente una tipologia di famiglia ha la dignità di essere chiamata tale. Stanno provando a mettere la gente l'una contro l'altro e a seminare odio, razzismo e intolleranza, facendo credere alle persone che sia colpa dei migranti se c'è disoccupazione. Allora noi come sinistra dobbiamo narrare le cose come stanno, dobbiamo riapproparci di termini quali inclusione, quali accoglienza, quali solidarietà, e spiegare alla gente che sono le politiche errate che sono state fatte oggi dall'Europa che hanno portato a questa situazione di intolleranza e a questo clima di odio e di omofobia generalizzata. Quindi dobbiamo fare in modo che l'Europa cambi dove va cambiata e dobbiamo anche fare in modo di sfruttare dall'Europa quello che va bene. Ci sono dei paesi, soprattutto sul tema dei diritti civili, che sono più avanti dell'Italia. Facciamo in modo che questi paesi contaminino l'Italia e altri paesi come stati membri dell'Europa per fare delle buone politiche in cui la discriminazione venga assolutamente annullata. Questa è l'Europa che vogliamo, un voto alla sinistra è un voto utile, anzi un voto più che utile. Noi andremo a convogliare nel gruppo del GUE, nella lista della sinistra europea, che è quel posizionamento politico che è stata fino ad oggi l'unico gruppo che si è battuto contro le politiche liberiste, la dittatura dei mercati di questa Europa che fino ad oggi ci ha portato avanti. Quindi date un voto a noi, perché è un voto davvero utile, perché andremo avanti in maniera molto chiara e molto semplice su temi che stanno a cuore ai bisogni reali della gente.